chi aveva avuto delle adduzioni, Daniel Sims aveva in qualche modo studiato questo fenomeno con l'ipnosi regressiva, era venuto fuori questo ricordo, avevano fatto delle lastre e avevano trovato effettivamente nel piede, nell'alce di questa signora, questo pezzettino di roba, che era una specie di antennina, non lo so cosa, coperta da una membrana chitinosa che serviva probabilmente per evitare il rigetto. Allora viene tolto questa cosa, chirurgicamente, c'è l'analisi del filmato per evitare che ci siano trucchi, c'è proprio il filmato fotogramma per fotogramma, si analizza, si trova percentuale isotopica differente da quella terrestre. La donna aveva esperienze di abbraccio ricostruite in ipnosi, tracce sul corpo, l'impianto alieno. Cosa dice il CISCOP? Il CISCOP esce sulla sua rivista, che è un giornale scientifico, dicendo: questa signora americana non ha niente a che fare con gli alieni, abbiamo capito tutto. La signora americana, infatti, è vero che ha questo pezzo con la percentuale isotopica differente incastrata nel piede, ma un giorno, scendendo dal letto in camera sua, ha pestato una micro meteorite, la quale gli si è incistata nell'alluce. Il suo giorno, fantasia. È pubblicato così, questo discorso. E, carità, ok, parliamo, cioè però questa è stata la cosa che poi è stata presa anche dal CISU in Italia, ha pubblicato il CISU dei Centri Italiani Studi Ufologici di Torino, che io chiamo Centro Italiano Studi Balloni Sonda, perché sembra più... Ecco, questo è come per dire, la scienza ufficiale comunque tende a denigrare questo fenomeno, e lo potrebbe fare sicuramente in un modo molto più serio, ma evidentemente non ne ha le capacità, e quindi poi ci si diverte a sparare delle cazzate allucinanti. Come queste ce ne sono altre sparse nel mondo. Per esempio, mi ricordo c'era un evento ufologico degli anni 56-57, uno sceriffo americano aveva fatto alcune fotografie, Zamora mi sembra si chiamasse, di un UFO nel Messico che gli era atterrato vicino alla sua camionetta, e lui aveva visto anche un segno su questa cosa. Anni dopo, nell'esaminare il caso, il CISU, questa volta italiano, aveva fatto una ricerca e aveva scoperto che non si trattava assolutamente di un UFO atterrato nel deserto, ma bisognava sapere che lo sceriffo era miope, e nello scendere dalla macchina per guardare questa cosa aveva perso gli occhiali. Nel frattempo questo UFO, che non era un UFO ma era un'automobile che aveva parcheggiato il divieto di sosta, è scappata per non farsi fare la multa dallo sceriffo, e questo voi lo trovate sul giornale pubblicato così. Allora, come al solito, sì, parliamone, però ecco, la fantasia supera la realtà, veramente. Prego. Sì. Zanfretta. So tutto. Allora, vi racconto questa storia perché vale la pena. Dunque, io non mi occupai del caso Zanfretta perché ancora non mi ero occupato di questa roba. Però allora ero nel CUN, Centro Ufologico Nazionale, da cui sono scappato, perché quando ho scoperto che loro erano legati ai servizi segreti me ne sono venuto via. Però andavo per conto loro a vedere cosa succedeva a Genova, questo Zanfretta, e quindi io a distanza lo guardavo. Poi parlai con Moretti, che è l'ipnologo che ha messo in ipnosi anche Valerio Lonzi, quindi abbiamo avuto modo di approfondire questo caso. Con Moretti avevamo messo a punto una tecnica che era la tecnica del braccio. Non vi dico che cos'è: metti in ipnosi Valerio Lonzi e anche Zanfretta e sui tempi, l'ipnosi profonda, e poi Moretti dice al soggetto: tutte le volte, ora ti dirò un ordine che si avvererà tutte le volte che accadrà questa cosa. Tutte le volte che tu dirai una bugia, ti si alzerà il braccio destro. Tu non potrai farci niente perché il braccio destro è legato al tuo inconscio, e quindi tutte le volte che dirai una bugia, il tuo braccio destro si alzerà. Noi utilizzavamo questa macchina di controllo anche con Valerio Lonzi, no?
Mi ricordo funzionava molto bene. Valerio, com'è la ragazza davanti a te? La sua pelle com'è? Bianca. No, no, non è bianca. È bianca. No, 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 non è bianca. È scura. Tom gli si è abbassato il braccio. C'è una lotta, inconscio sul coscio. Il soggetto si accorge che ha alzato il braccio, non ci può fare niente. Lo sa che te l'hai visto e quindi cerca... È un braccio di ferro con se stesso. Con il Zanfretta, quando lui raccontava di questa cosa, alzava il braccio. Quindi diceva una bugia. Vediamo perché. Perché queste sono le cose che la gente non sa e che andrebbero raccontate, ma non si possono raccontare. La prima e la seconda esperienza che lo Zanfretta racconta sono esperienze reali in cui lui è stato preso, prelevato dal famoso serpente. In tempi indiscutibilmente lontani da ora nessuno l'aveva disegnato, eppure lui aveva disegnato questa cosa uguale. Quelli del Cisu dicono che lui ha disegnato prima il mostro della Laguna Nera, il fumetto che lui leggeva sempre, e poi un'antenna televisiva che c'è dietro. In questo è quello che dice il Cisu, scritto sui loro rapporti. Dopo, siccome alla Val Bisagno sono molto scherzosi, lui lavorava in questa ditta di Metronotte, gli fecero uno scherzo e simularono con dei modellini di UFO. Sapeva che c'è anche la fabbrica, abbiamo trovato, che l'ha costruito, con addirittura la fattura, un modellino tutto illuminato che avevano messo su un monte. Quando Zanfretta passava glielo lo accendeva, lui non capiva più nulla perché aveva già avuto paura la prima volta. E lui cascò in questa trappola almeno un paio di volte, raccontando anche queste altre esperienze, che si rivelarono false, perché erano un trucco dei suoi amici, che si divertivano alle sue spalle. Quando Zanfretta scoprì questo, si incazzò come una bestia e disse ai suoi amici: allora ora voi mi tenete in banco, perché io da questa faccenda mi sono rotto le balle e ci voglio guadagnare dei soldi. E cominciò ad inventarsi una serie di cose. Tentò di fare il film in America e tentò con questa cosa che racconta tutt'oggi, che è falsa, di fare audience, avere soldi, tutto lì. Ecco come è andata a finire la storia. Questa era l'altra parte della medaglia, che neanche il Cisu sa, perché le vere analisi poi le facevo io di nascosto, andando a cercare la gente. Io sono uno che quando è venuto Allen Hynek a Genova, Pinotti si è preso Allen Hynek, che io mi sono preso la moglie sotto braccio, e gli ho fatto girare tutta la città, perché era come pacchiacchiera la moglie di Allen Hynek, non ci avete idea. Hynek stava zitto e lei mi raccontava tutto. Ecco come si fa. Certo. Cavallo, storia di cavallo. Cavallo non so se è contattista del Nord Italia, queste parti qua. Cavallo, sì, beh, per me è per me sempre queste parti qua. Una visione del Nord, io un po' così. Allora, Cavallo nasce come contattista, nessuno forse se lo ricorda, del gruppo di Eugenio Siracusa. Cavallo, che nasce con il gruppo di Eugenio Siracusa, poi il gruppo di Eugenio Siracusa si scioglie perché litigano tra di loro, perché Eugenio aveva dato ai componenti del gruppo gli diversi incarichi, cioè chi doveva recitare la Madonna, chi doveva recitare Gesù, tutti volevano fare Gesù. Gesù lo voleva fare Cavallo, lo voleva fare quello del gruppo degli Shanga, che non mi ricordo come si chiama, lo voleva fare lo stigmatizzato, quell'altro che non trovo, insomma c'erano troppi Gesù. Allora questi sono incazzati e ognuno ha preso la sua via. Cavallo viene nel nord, si fa una seconda reputazione e comincia a sparare cazzate. Quando io analizzai le foto di Cavallo con l'aiuto della televisione svizzera, non con quella italiana, gli svizzeri sono sempre, gli italiani lasciamo ripetere, già 10 anni fa avevamo capito che le foto di Cavallo erano completamente false. Tra parentesi, lui si rifà, forse voi non lo sapete, alla storia di un pianeta, Clarion, da dove vengono le sue aliene belle, alte, bionde, con gli occhi azzurri. Non sa che ha ripreso, forse lo sa, ma non crede che non si sappia, la storia di un contrattista americano che parla della stessa storia, Clarion, eccetera, eccetera. Quindi ha anche copiato la stessa barzelletta raccontata da un altro. Ecco, Cavallo.